Allora, grazie, ringrazio Ispra per questa opportunità di presentare così il lavoro che abbiamo fatto nel Veneto per l'individuazione dei valori di fondo dei metalli nei suoli. Come vedete, è un lavoro che è fatto in gruppo, quindi insieme con me anche i colleghi dalla Rosa Garlato e ragazzi hanno così contribuito con il lavoro che è stato fatto a realizzare quello che vi dirò. Allora, io andrò. Questa mia presentazione è divisa in tre parti, una parte più di tipo metodologico per spiegare con riferimento a protocolli relativi alle modalità per condurre questo tipo di indagini, che cosa noi abbiamo preso da questi protocolli e quindi come abbiamo deciso di condurre questo tipo di indagini. La seconda parte è relativa ai risultati che abbiamo ottenuto. E quindi ai dati che abbiamo disponibili per la nostra regione, quindi parliamo dell'approccio, quello che nel titolo è definito territoriale, per poi terminare con una parte che chiamarla sito specifico forse non è appropriata, forse preferibile con riferimento a quanto detto il professor Beretta, parlare delle micro e meso situazioni, cioè di aree circoscritte che hanno delle specificità e delle particolarità e alle quali quindi è difficile applicare l'approccio territoriale. Il presupposto normativo, non mi soffermo, è già stato presentato bene dal professor Beretta. Volevo solo sottolineare, e anche questa a mio parere merita di essere tenuta in considerazione nel momento in cui si decide di eseguire un'indagine sui valori di fondo, sottolineare che mentre nella norma sui siti contaminati si parla di area interessata da fenomeni antropici e naturali, quindi si presuppone che il valore di fondo faccia riferimento alla somma dei fenomeni antropici e naturali. Per quanto riguarda invece la normativa sulle terre e rocce da scavo, qua richiamo l'articolo 41 bis del decreto del fare, ma la stessa cosa è riportata nel DM 161 del 2012. Si parla esplicitamente di fattisalvi i valori di fondo naturale, quindi quello che è di origine antropica in questo caso non può essere tenuto in considerazione, almeno da una lettura letterale della norma. Ed anche questo ha una sua logica pensando che terre e rocce sono materiali che si devono spostare da un luogo all'altro, quindi diciamo nell'approccio precauzionale non è opportuno che la presenza di contaminanti, seppure da inquinamento diffuso di origine antropica, siano portati in una zona dove questo tipo di contaminazione non c'è. Quindi, nel determinare i valori di fondo, dovremmo adottare una metodologia che è in grado, in un approccio territoriale, di distinguere tra l'apporto prettamente naturale, di origine naturale, la presenza di origine naturale dall'apporto di origine antropica. A mio parere le norme ISO sono nella scala gerarchica delle norme tecniche quelle più importanti perché derivano da un processo di consultazione di tutti gli stati che a livello mondiale aderiscono all'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, quindi sicuramente devono avere un peso che è maggiore delle norme tecniche che i singoli stati o singole agenzie o enti hanno approvato e adottato. Quindi noi abbiamo deciso questo, riferiamoci alla norma ISO, c'è una norma ISO, la 19-2058, che dà proprio indicazioni, linee guida per la determinazione del livello di fondo. E pertanto, tra l'altro, questa linea guida affronta sia l'aspetto del fondo che viene chiamato pedogeochimico o naturale e quello del fondo invece di origine antropica, quindi dà delle chiavi di lettura per distinguere, no, su quali sono le modalità che ti consentono di distinguere l'uno dall'altro e dà anche poi diverse vie, strade, possibilità metodologiche per arrivare al risultato, alla determinazione del valore di fondo. Ecco, una cosa che è già stata detta da chi mi ha preceduto, bisogna sempre tenere presente intanto che quando si parla di suolo, e noi parliamo di suolo e non di sottosuolo, si intende lo strato superficiale della crosta terrestre, diciamo il primo metro e mezzo generalmente,
quello che è oggetto dello studio pedologico del punto del suolo e l'altro aspetto importante di cui tener conto è che il valore di fondo è un valore virtuale, non è un valore reale, deriva da un'elaborazione di tipo statistico su un gruppo, una popolazione di dati e pertanto bisogna distinguere il concetto di concentrazione, che invece è il risultato di una misura, dal concetto di valore di fondo, che è un concetto appunto di parametro statistico. Innanzitutto poi un'altra cosa di cui bisogna tener conto è che mentre per le sostanze inorganiche, questo sembra un'ovvietà ma è giusto ricordarlo, possiamo parlare di fondo naturale, per le sostanze organiche non lo possiamo fare, nel senso che le sostanze organiche, quelle diciamo che sono considerate contaminanti, sono di origine antropica, quindi parliamo di IPA, PCB, solventi eccetera eccetera, sono sostanze che non sono presenti naturalmente e pertanto anche qua i due approcci dovranno essere diversi a seconda dei valori di fondo e di cosa andiamo a cercare, no? Quindi per le sostanze inorganiche sicuramente, in particolare per i metalli, è possibile andare a determinare e a distinguere un fondo naturale da un fondo antropico. Un altro aspetto di cui che qua è da mettere sul tavolo, che non è stato accennato in precedenza ma che è importante tener conto, è che la norma stessa introduce il concetto di, chiamiamolo frazionamento, chiamiamolo in altro modo, ma della possibilità con metodi estrattivi analitici diversi di identificare frazioni più o meno trattenute dal suolo, che possono essere più o meno rilasciate o assorbite dagli organismi vegetali che su quel suolo crescono. Quindi a seconda che io appunto adotti metodi di estrazione totale oppure di scambio, di dissoluzione di scambio, di soluzioni più o meno blande, saline, fino ad arrivare all'acqua, io posso estrarre e determinare concentrazioni, metalli, frazioni che hanno anche un valore, un significato diverso tra loro. Noi ad esempio abbiamo deciso di utilizzare la frazione, i metalli estratti in acqua regia, perché diciamo, è il metodo più diffuso che anche penso nelle agenzie si adotta, è il metodo ufficiale anche delle analisi chimiche del suolo, quindi però abbiamo una necessità, soprattutto in determinati contesti, di approfondire e quindi di poter determinare anche le frazioni che possiamo chiamarle biodisponibili, bioaccessibili, ma quelle frazioni che poi anche sono quelle che danno un maggiore rischio, no, al momento in cui si devono fare delle valutazioni dei potenziali impatti, no, della presenza di queste sostanze sulla popolazione e sull'ambiente. Per quanto riguarda le sostanze organiche, invece, in questo caso le sostanze diciamo sono determinate più frequentemente, quelle che sono determinate più frequentemente sono IPA, PCB, diossine. Anche noi in Veneto abbiamo avviato un'attività di monitoraggio sulla presenza che si riscontra di queste sostanze sul territorio veneto. Qua c'è un aspetto un po' forse a cui accenno solamente, dal problema degli idrocarburici maggiore di 12, perché per il metodo che è adottato, diciamo, e riconosciuto, utilizzato insomma generalmente dai laboratori, quel metodo identifica come idrocarburici maggiore di 12 nei suoli anche sostanze organiche che non sono idrocarburi di origine minerale fossile, ma sono diciamo le sostanze organiche che sono naturalmente presenti nel terreno, quindi in quanto tali non sono contaminanti. Quindi in questo senso, ad esempio, noi in alcuni casi abbiamo introdotto un concetto di valore di fondo naturale anche per il C maggiore di 12, anche se naturalmente questo, ripeto, andrebbe approfondito e meglio sviscerato. Una cosa che ha già accennato il professor Berretta e che la norma ISO riporta e a cui noi facciamo molta attenzione è quello, se possibile, di tener conto di tutte le caratteristiche di base del suolo. Quindi quando si fa un campionamento per la determinazione dei metalli, diciamo finalizzato ai valori di fondo, è sempre importante fare una almeno speditiva caratterizzazione del suolo dal punto di vista pedologico, una descrizione di una trivellata con un riferimento alle tipologie di suolo presenti nell'area, quindi facendo riferimento alla cartografia pedologica disponibile,
perché quello permette di inserirci in un contesto e di poter capire quali sono i fattori che determinano la presenza e determinate concentrazioni di metalli. La norma poi prevede due possibili strategie di campionamento, un approccio sistematico o tipologico. Noi, per il motivo che ho detto prima, abbiamo scelto l'approccio tipologico, che è anche, diciamo, meno dispendioso, perché il campionamento andrà orientato in funzione dei tipi di suolo che abbiamo presenti, sapendo che in determinati contesti abbiamo una certa uniformità delle caratteristiche del suolo e quindi il campionamento può essere meno intensivo. In altri contesti abbiamo una variabilità maggiore, quindi necessariamente il campionamento dovrà avere una densità maggiore. Riguardo al numero di siti di campionamento, poi vi farò vedere uno studio che abbiamo fatto noi in questo senso, che è emblematico da questo punto di vista. L'errore che si commette quando si fanno anche le valutazioni statistiche è proporzionale al numero di dati che si hanno a disposizione, però diciamo che oltre i 30 dati l'errore diminuisce molto poco, per cui diciamo che anche l'indicazione che dà la norma è possibilmente avere a disposizione 30 dati, ma devo dire poi i 30 dati sono molto cautelativi, cioè probabilmente servono nel momento in cui abbiamo una popolazione disomogenea. Quando la popolazione invece è relativamente omogenea, come spesso succede, insomma, nella maggior parte dei casi con i suoli, in quel caso anche una numerosità inferiore, dico 10-15 campioni, può essere sufficiente ad individuare, a dare un valore che è affidabile e attendibile. La profondità di campionamento è l'aspetto chiave che permette di distinguere tra il valore di fondo antropico e naturale, naturalmente in una situazione in cui non ci sia stato un forte rimaneggiamento del suolo, logicamente, perché se il suolo è ancora presente nella sua composizione originaria e quindi presenta gli orizzonti dovuti alla pedogenesi, allora in quel caso, a meno che non siamo in un contesto di pH acido, in cui allora là la mobilità dei metalli è notevole, per cui allora in quel caso bisogna fare un ragionamento diverso, ma siccome nella maggior parte delle situazioni nella nostra regione, ma penso anche nel resto del paese, siamo in una situazione di suoli con pH neutro alcalino, in quel caso la mobilità dei metalli è molto limitata, per cui possiamo ben dire che quello che viene apportato in superficie là rimane, e rimane nell'ambito dell'orizzonte che viene rimaneggiato e lavorato, ad esempio, dalle attività agricole o per vari altri motivi. Quindi, diciamo, la contaminazione antropica dei metalli rimane confinata al primo orizzonte, mentre quello che troviamo in profondità è dovuto alla presenza naturale dell'elemento. Infine, riguardo all'elaborazione dei dati, accenno al fatto che nell'approccio tipologico naturalmente le elaborazioni vanno eseguite mantenendo la distinzione che in partenza ci ha motivato a pianificare il campionamento in un certo modo. Quindi per ogni unità che noi abbiamo considerato omogenea in partenza, salvo evidenze che fossero emerse poi nel corso dell'indagine, quindi per ogni unità omogenea noi eseguiamo un'elaborazione che ci porta a definire il valore di fondo che consideriamo valido per quella unità omogenea. E i metodi statistici, diciamo, prevedono sempre prima un test di omogeneità per individuare gli outliers, che vanno quindi poi eliminati dalla determinazione dei parametri statistici, e quindi poi la norma stessa dice, suggerisce l'utilizzo dei percentili come valori di fondo. Naturalmente la norma non individua un percentile fisso, ma dà la possibilità di scegliere tra il 90esimo, il 95esimo, il 99esimo, a seconda della precauzione che vogliamo adottare. Noi abbiamo optato per il 95esimo percentile, perché diciamo ci sembrava la grandezza statistica che almeno in fase iniziale ci dava maggiori garanzie. Però adesso, diciamo, dopo qualche anno di esperienza, ci sembra che sia invece più opportuno, poi lo riprenderò, riferirsi probabilmente al valore massimo della popolazione una volta che gli outlier sono stati eliminati, perché altrimenti ci troviamo a dover gestire quel 5% dei dati, che sono dati normali, nel senso che
fanno parte della popolazione, ma presentano concentrazioni superiori al 95esimo percentile. Quindi di quel 5% di dati puntuali che comunque abbiamo, che cosa facciamo? Sono situazioni di contaminazione? No, perché gli hotspot, diciamo i valori anomali, li abbiamo eliminati. Quindi probabilmente, ecco, è più opportuno adottare il valore massimo della popolazione una volta eliminati gli outlier. Quindi noi abbiamo adottato l'approccio tipologico, forti del fatto che avevamo realizzato la cartografia dei suoli in scala 1-250.000, abbiamo in corso tuttora, in fase conclusiva speriamo, la carta dei suoli della pianura in scala 1-50.000. Tutte queste informazioni sulla natura dei suoli ci permettevano di andare a pianificare il campionamento in modo mirato, anzi avevamo anche il vantaggio di poter utilizzare proprio i campioni prelevati nel corso delle osservazioni per la caratterizzazione del suolo per eseguire le analisi dei metalli. Quindi abbiamo adottato un approccio tipologico suddividendo il territorio tenendo conto dei fattori che condizionano la concentrazione di metalli in unità fisiografiche negli ambienti di montagna e collina, cioè laddove i suoli sono principalmente condizionati per quanto riguarda il contenuto di metalli dalla litologia prevalente su cui si sono sviluppati, dalle unità deposizionali nella pianura, laddove invece la concentrazione di metalli dipende dai depositi che sono stati trasportati dai fiumi. Quindi le unità fisiografiche sono queste, sono 10 nella parte di collina e montagna, e mentre le unità deposizionali sono 10 anche queste, sono le alluvioni dei principali fiumi, quindi Po, Adige, Brenta, Piave e Tagliamento, e alcune aree nella pedemontana che sono alluvioni di corsi minori. I punti di campionamento alla fine del 2010 erano questi, attualmente diciamo sono quasi il doppio, abbiamo in mente di fare un aggiornamento di quello studio che è stato pubblicato nel 2011 e che trovate disponibile sul nostro sito internet dell'ARPA. Studio che diciamo ha una valenza tecnica, ma che insomma noi auspichiamo venga tenuto in considerazione nel momento in cui c'è bisogno di avere dei valori di fondo a cui riferirsi. Adesso scorro velocemente queste immagini che sono relative ai vari metalli. Quello che è interessante vedere da queste immagini, a sinistra c'è la figura del territorio veneto suddiviso in unità omogenee per quanto riguarda i risultati dello strato superficiale, quindi il fondo naturale antropico. A destra invece quelli dello strato profondo, quindi naturale e basta. Colorazioni vanno dal verde scuro, che sono valori di fondo che sono inferiori per più del 30% delle CSC, il verde chiaro, valori di fondo tra CSC e meno 30% CSC, rosso superamento della CSC e rosso scuro superamento della CSC più un 30%. Ecco, questo per darvi un'idea. Quello che è interessante vedere è che ogni metallo ha una distribuzione e un comportamento diverso. Questo è l'arsenico, questo è il berillio. Comunque per tutti i metalli che vi farò vedere si evidenzia il fatto che in determinate aree c'è un superamento delle CSC, i valori di fondo supera le CSC. Questo è il cadmio, il cobalto, il cromo, sono tutti metalli, appunto, ripeto, in cui abbiamo riscontrato in alcune aree dei superamenti, situazioni in cui i valori di fondo superano le CSC. Il nickel, soprattutto nella bassa pianura del Po, risente delle alluvioni, sono situazioni che sono simili a altre aree della pianura padana, logicamente. Il rame, che presenta superamento solo laddove c'è una forte presenza del vigneto, perché la distribuzione del rame in viticoltura è utilizzata per la lotta antiparassitaria e quindi si concentra in quelle situazioni. Il vanadio e infine lo zinco. Vado veloce perché il tempo non è molto, ma questo è il quadro di riferimento, no? Cioè dai valori
Mettendo insieme valori di fondo antropico naturale e valori di fondo naturale e prendendo il valore più elevato, perché questa è una convenzione che è stata decisa insieme con la regione, quindi il valore più elevato diventa il valore di fondo a cui riferirsi ai sensi dell'articolo 240, anche se questo non è diciamo non è stato riportato in nessun atto amministrativo, però anche se è richiamato in una delibera di giunta, dire il vero, ma non è così chiaramente esplicitato come ve lo sto dicendo, però ecco, tutte quelle caselline che vedete colorate in cui il numero è rosso sono situazioni in cui riscontriamo un valore di fondo che è superiore alle CSC di colonna A, e in colonna ci sono i metalli e sulle righe ci sono le unità che abbiamo definito come omogenee. Vado velocemente a darvi alcuni flash su alcune situazioni di aree specifiche. Questa è l'unità deposizionale del sistema Agno-Gua, questa è la situazione delle indagini eseguite a fine 2010 e vedete erano pochi i dati che avevamo a disposizione. Questi sono invece i dati disponibili al 30 giugno 2014, quindi abbiamo aumentato di molto. Prima erano una quindicina di valori, adesso sono una sessantina, quindi una certa numerosità. Questa per noi è un'unità deposizionale che abbiamo valutato a sé stante, perché presenta delle differenze rispetto alle altre in quanto si origina da materiali di natura basaltica che stanno a nord e che sono stati quindi appunto depositati da questi torrenti. E questa è, vedete, un'area nera al centro, no, nella zona di sopra Montebello, che è appunto in provincia di Vicenza. Questa è un'area che sta tra Vicenza e Verona, sostanzialmente a metà strada tra Vicenza e Verona, e qua si vede meglio, è stato un approfondimento determinato dalla necessità di scavare un bacino di laminazione, no, per appunto attenuare i fenomeni alluvionali che sono stati abbastanza intensi nel 2011, se non ricordo male, e quindi sono stati analizzati in quest'area, prelevati 300 campioni, al momento avevamo i risultati di 180, ma era tanto per farvi vedere che tra l'elaborazione 2011, che vedete nella prima riga, quella 2014, quindi la prima con 13 dati, o 14 a seconda del metallo, la seconda con 76 dati, la terza con quasi 200 dati, vedete che il 95esimo percentile dà valori che sono assolutamente uguali. Quindi questo per dire che già in questo caso l'aver individuato l'area come omogenea anche solo con pochi dati, cioè meno di 15 valori, avevamo già un'individuazione di un valore di fondo che ha dimostrato di avere una certa affidabilità. La stessa cosa la possiamo vedere per il cromo, la stessa cosa per il nickel, addirittura per il nickel abbiamo tre numeri uguali, e la stessa cosa ancora per il vanadio, cioè tutti quei metalli che sono proprio legati alla natura, tra l'altro basaltica, vulcanica, dei materiali di partenza. Un altro caso è il caso dell'isola di Murano. Noi nello studio sui metalli abbiamo escluso le isole della laguna perché ci eravamo accorti dai dati che avevamo che le situazioni erano anomale, cioè non erano spiegabili con i valori che avevamo nella terraferma, nell'entroterra. E quindi nell'isola di Murano è stata svolta un'indagine specifica, particolare. Come potete immaginare, queste isole sono tutte isole che sono state create artificialmente per imbonimento di barene, no, di aree che non erano che non potevano ospitare edificazioni, urbanizzazione, quindi i veneziani hanno pensato bene di apportare materiali e di costruirci sopra. E adesso non vi ho riportato la numerosità, ma siamo una numerosità campionaria di 30 punti per 2 o 3 profondità, quindi abbiamo 70-80 dati. Vedete che i valori di fondo che avremmo individuato per quest'area, che sono nella prima riga, sono molto diversi per questi metalli dai valori di fondo dell'area di riferimento, anche se qua non si può parlare di area di riferimento, che è quella delle alluvioni del Brenta, che diciamo genera poi tutto il bacino scolante in laguna di Venezia, oppure i valori di fondo delle unità costiere, che sono ancora più bassi. E naturalmente questi valori alti, seppur appunto di fondo,
sono poi di difficile interpretazione e anche di difficile gestione nel momento in cui si debba decidere se qua ci sia o non ci sia contaminazione, se sia inquinamento diffuso o se sia inquinamento puntuale, se possiamo applicare quindi valori di fondo antropico o invece valori così elevati che possono anche comportare rischio, no? Se dovessimo applicare un'analisi di rischio. Sono comunque da gestire in una maniera diversa. Vado avanti, questo è l'ultimo caso che vi volevo presentare, recente, che abbiamo riscontrato recentemente. Si è intervenuti su una frana in comune di Recoaro Terme, quindi già il fatto che ci siano le terme vi dà l'idea, insomma, dei fenomeni e delle situazioni che ci sono. Questa è un'area che è stata mineraria, logicamente non più sfruttata. Erano stati riscontrati analizzando le terre dei valori anomali, siamo andati noi appunto a fare dei campionamenti e delle analisi e anche qua abbiamo riscontrato valori molto elevati per certi metalli che, diciamo, all'indagine eseguita con le metodologie che vi ho descritto prima, danno valori di fondo che sono valori di fondo importanti, cioè molto elevati rispetto alle CSC. Quindi, anche qua si pone il problema: che cosa facciamo con questi valori? Li consideriamo valori di fondo perché comunque rappresentano quella che è la situazione in quell'area e quindi diciamo che là non c'è contaminazione, ma dovremmo anche affrontare la questione del potenziale rischio che queste concentrazioni danno. Quindi, per chiudere, ci sono tre problematiche che io pongo, insomma, sul tappeto e che spero sia l'occasione anche questa di avviare poi un confronto con le altre agenzie e nel sistema agenziale. Il primo è la valutazione del rischio, cioè di fronte a valori di fondo che comunque sappiamo che ad un'analisi di rischio potrebbero individuarci del rischio. Che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo accontentare del valore totale che ci dà il metodo analitico che usiamo di solito o dobbiamo andare ad indagare di più e con quali metodologie, no? Tirando in ballo anche il concetto di bioaccessibilità e di biodisponibilità. Il secondo, i valori che superano il valore di fondo ma non sono degli outliers, no? L'ho già accennato prima. Non è opportuno che decidiamo concordemente che per valore di fondo si intenda il valore massimo della popolazione una volta che sono eliminati gli outlier. Questo probabilmente sarebbe un valore che meglio rappresenta il concetto del valore di fondo. E la terza, appunto, e mi richiamo a Murano come esempio un po' emblematico. Quando possiamo parlare di valore di fondo antropico e quindi dovuto a inquinamento diffuso e quando invece dobbiamo riscontrare una situazione che non può essere definita inquinamento diffuso, ma che deriva proprio dall'apporto, no, consapevole di determinati materiali per costruire, come in quel caso, una certa situazione, oppure in un'attività mineraria in cui si è estratto e si è imbonito e si è risistemato l'area in un certo modo. Siamo in presenza lì di inquinamento diffuso oppure siamo in una situazione di contaminazione? Ma se siamo in una situazione di contaminazione, come la possiamo gestire? Ecco, io lascio queste problematiche così un po' aperte, sperando che insieme si possa trovare anche una soluzione, una strada comune per affrontarle. Grazie. Bene, grazie.